Un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento del TG6. In apertura partiamo subito con la pagina sindacale. Preoccupano le vertenze aperte nella nostra regione. La crisi occupazionale rischia di mettere a dura prova un tessuto sociale già minato dalla pandemia. Alla politica si chiede un intervento immediato per evitare la desertificazione industriale. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Riello e Brioni sono solo le ultime due vertenze in ordine di tempo che l'Abruzzo deve affrontare nel pieno della ripartenza dopo i mesi più bui della pandemia. Posti di lavoro che rischiano di saltare spesso, troppo spesso, per decisioni di multinazionali che delocalizzano la produzione dove la manodopera costa meno e ha meno tutele. Una situazione che preoccupa i sindacati e che la Regione Abruzzo, con l'assessore Pietro Quaresimale, ha condensato in un dossier consegnato al Ministro dello Sviluppo Economico. Giorgetti. Dalla Val Vibrata alla Val Pescara fino alla Denso e alla Pilkington, al governo si chiede una tutela contro la desertificazione industriale. Lo fa con forza anche il segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, preoccupato anche per il futuro di Sevel. Quindi è necessario innanzitutto che la Regione si doti di politiche industriali adeguate. Da un lato bisogna difendere l'occupazione e da questo punto di vista pretendere che il Governo nazionale affronti seriamente queste vertenze nel tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'altro lato è necessario rendere il nostro territorio attrattivo e quindi da questo punto di vista la Regione dovrà spendere le tante risorse comunitarie che sono a disposizione. Preoccupa ciò che può succedere nel settore dell'automotive con Stellantis che avvierà dal 2022 la produzione nello stabilimento di Gliwice in Polonia. E quindi avremo un sistema comunque competitivo, tra l'altro con un altro paese, appunto la Polonia, dove gli stipendi sono molto più bassi, non sono paragonabili a quelli italiani e dove non c'è quel sistema di welfare che abbiamo noi. Da questo punto di vista è anche necessario, come dire, che l'Europa protegga quei paesi che hanno diritti, salario e che hanno adeguati livelli di welfare, appunto come dicevo prima, la sanità, le pensioni e così via. Ora l'andamento della pandemia nella nostra regione, ancora sotto controllo i numeri del Covid-19, oggi sono 54 i nuovi positivi e 96 i guariti. Buone notizie arrivano dagli ospedali dove non si registrano nuovi ingressi. Sul fronte vaccini scendono le stime, secondo le stime, scusate, l'Abruzzo potrebbe raggiungere l'80% di vaccinati alla metà di ottobre. Vediamo. Sono 54, di età compresa tra 1 e 75 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.811 tamponi molecolari e 3.719 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0,81%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.541, mentre i nuovi guariti sono 96. 64 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 4 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.847. Sul fronte immunizzazioni, il 77,5% degli abruzzesi con più di 12 anni, cioè oltre 920.000 persone, ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. Con questi ritmi, secondo le previsioni, la copertura dell'80% verrà raggiunta nella prima metà di ottobre. Tale percentuale è stata già raggiunta considerando una sola dose, per cui si arriva all'81,9%. Restano senza neppure una dose 215.000 persone. Al momento sono state somministrate 1.841.855 dosi, pari all'85,6% delle dosi consegnate. Per quanto riguarda le fasce di età, la copertura raggiunge l'88,4% per la categoria 70-79 anni, l'85,7% per quella 60-69, l'82,5% per gli over 80, seguono la fascia 50-59 anni con il 79,2% e quella 40-49 anni con il 73,4%. Per quanto riguarda le fasce più giovani di popolazione, la copertura raggiunge il 77,4% per le persone di età compresa tra 20 e
29 anni, 80,7%, considerando chi è in attesa di seconda dose, il 69,6% per la categoria 30-39 anni, 71,9% qui considerando chi è in attesa di seconda dose e il 57,1% per la popolazione tra i 12 e i 19 anni, il 67,1% considerando chi è in attesa di seconda dose. E partirà lunedì 27 settembre il monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 su un campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in Abruzzo. Lo comunica l'assessorato alla salute dopo la condivisione del protocollo operativo che sarà ora recepito con specifica ordinanza del Presidente della Regione. L'iniziativa coinvolgerà complessivamente 1.142 studenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni che ogni 15 giorni saranno sottoposti a test attraverso tampone salivare molecolare. La scuola, le scuole cosiddette Sentinella sono l'Istituto Comprensivo 3 di Chieti, l'Istituto Comprensivo Mazzini dell'Aquila, l'Istituto Comprensivo Collodi di Avezzano, l'Istituto Comprensivo 8 di Pescara e l'Istituto Comprensivo 2 di Teramo. I campioni prelevati saranno analizzati dai laboratori degli ospedali di Pescara, L'Aquila, Avezzano, Teramo e dal Centro Studi e Tecnologie Avanzate dell'Università di Chieti. Nella fase preliminare del monitoraggio, della durata stimata di 2 mesi, i campioni saranno prelevati dal personale sanitario dei CESP delle ASL che si recherà nei diversi plessi scolastici. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale, ma rimaniamo in ambito sanitario. Si fa sempre più aspra la contrapposizione tra il Comitato dei Quartieri Teramani, che vuole il nuovo ospedale sull'attuale area di Villa Mosca, e la ASL di Teramo, che pensa invece di realizzarlo a Piano d'Accio. Per il Comitato, delocalizzare il nuovo nosocomio sarebbe illegittimo urbanisticamente e rappresenterebbe uno spreco di denaro pubblico. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si alza il tono dello scontro in città su dove costruire il nuovo ospedale di Teramo. L'idea dell'ASL è quella di localizzare il moderno nosocomio per acuti a Piano d'Accio e utilizzare il vecchio Mazzini come sede di uffici e ambulatori. Insorge il Comitato dei Quartieri Cittadini, che reputano la decisione urbanisticamente illegittima e troppo dispendiosa, e decidono di segnalare la vicenda alla Cassa Depositi e Prestiti e all'ANAC. Questa nota l'ha trasmessa per segnalare ancora una volta ancora alcune piccole incongruenze che potrebbero proprio inficiare la procedura. Ora, inficiare una procedura la cui valenza economica è molto alta potrebbe rappresentare anche un danno per la società e per la collettività da un punto di vista economico. Noi siamo comunque, abbiamo apprezzato che è nato un comitato pro ospedale nuovo e ci teniamo a ribadire che noi siamo per un nuovo ospedale. Abbiamo semplicemente ritenuto che forse le aree su cui allocare questo nuovo ospedale potessero essere quelle già sanitarie destinate. Punto. Al grido fermiamoli, i rappresentanti del comitato spiegano le proprie ragioni, ribadendo comunque la volontà alla realizzazione di un nuovo ospedale, sfruttando però l'attuale area di Villa Mosca. Acquisire ulteriori terreni sarebbe, secondo loro, uno spreco di denaro pubblico. Perché siete favorevoli a far restare l'ospedale a Villa Mosca? In fondo, voglio dire, creare un nuovo ospedale in un altro sito sembrerebbe la cosa migliore. Sì, è semplice, guarda. Ci sono voluti tanti anni per redigere il piano regolatore generale della città come variante, e nel 2014 è avvenuta l'approvazione definitiva. Quindi significa che se nel 2017 si è incominciato a mettere in discussione il piano regolatore della città su alcuni punti strategici della città, il piano è sbagliato. Quindi noi abbiamo buttato i soldi. In questo preciso momento le uniche aree ospedaliere sono quelle di proprietà dell'ASL, le altre sono private e sono soggette ad eventuali modifiche al piano regolatore, con dei vincoli. La ASL ha già tanti contenitori vuoti su Teramo e le promesse sono state tante in relazione al riutilizzo. Noi non crediamo che ci sia un riutilizzo, per un motivo semplice. Perché la ASL di Teramo attualmente ha un bilancio in negativo per diversi decine e decine di milioni dovute alla gestione. E se c'è una crisi di bilancio non è che si possono aggiungere a questi altri costi, gestire altri ospedali.
Giornata di sciopero nazionale dei dipendenti di banca preoccupati per la ristrutturazione del settore. A Pescara si è tenuta la manifestazione regionale. In Abruzzo chiudono altri sportelli bancari. Servizio di Paolo Renzetti. Abbiamo voluto mettere insieme le problematiche della Banca Popolare di Bari, che chiuderà 14 sportelli nel giro di qualche settimana, e di questi 14 sportelli 12 sono in comuni dove non avranno più uno sportello bancario, cioè noi abbiamo lo spopolamento dei territori, poi c'è l'avvertenza con BNL, poi c'è l'avvertenza Intesa San Paolo Ubi, c'è l'avvertenza Biper che ha comunicato altri 1700 esuberi. In tutto ciò crediamo che la Regione Abruzzo debba in qualche modo interessarsi della problematica, perché il credito è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Noi vorremmo tanto che ci fosse un dibattito aperto tra Regione e gli attori politici e quindi le banche per poter creare le risorse giuste per il nostro territorio e per lo sviluppo. Per chiudere, quanti sono, se si può fare si può dare qualche numero, quante sono le persone in Abruzzo dipendenti di banca interessati dalle varie vertenze? Noi avevamo in Abruzzo nel 2010 701 sportelli bancari, oggi ne abbiamo 496, anzi al 2020, oggi abbiamo ancora meno, oltre il 27% in medio, la media nazionale delle chiusure sono il 9%. Oggi in BNL abbiamo una situazione che ci contraddistingue, perché ovviamente si comincia a parlare di esternalizzazioni che ovviamente dalle notizie che abbiamo prevede l'esternalizzazione di circa 900 colleghi che confluiranno in altra società, e questo ovviamente noi non possiamo accettarlo. Dopo un'estate con numeri in crescita, la SAGA, società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo, è al lavoro per assicurare delle nuove rotte. Vediamo. Pochi giorni alla fine di settembre, Presidente, è tempo di bilanci per quanto riguarda l'estate per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, numeri sicuramente positivi. Numeri positivi, incoraggianti, per alcuni versi esaltanti, siamo tornati ai ritmi e ai numeri di due anni fa pre-pandemia, abbiamo avuto qualche volo in più, qualche destinazione in più e anche qualche buona politica di incoming su determinate rotte, principalmente dall'est Europa, quali Cracovia, Varsavia, Bucarest e Praga. Anche il mese di settembre si sta confermando un mese propizio per lo scalo aeroportuale di Pescara. Anche qui numeri importanti, abbiamo già ottenuto un piccolo obiettivo grazie a Ryanair, che ci ha aggiunto una frequenza sul volo di Düsseldorf WZ e sul volo di Bucarest. Quest'ultimo, tra l'altro, oltre ad avere buoni numeri di incoming, ha anche ottimi numeri di riempimento anche a settembre, e sarà definitivo il terzo volo per tutta la stagione autunno-inverno. Siamo alle porte dell'autunno, ovviamente si guarda in prospettiva alla stagione invernale e anche al periodo natalizio. Ci sono già delle novità, qualcosa che ci può anticipare, Presidente? Beh, oltre alle quattro frequenze in più da Ryanair su quattro destinazioni, dal 16 ottobre con la nuova governance ITA, quindi dal passaggio dall'Italia ad ITA, avremo una modifica sull'orario del volo, passiamo dalla mattina alla mattina partenza, sera ritorno, passiamo al volo pomeridiano sia in partenza che in arrivo. Come tutti i cambiamenti, ci sono contenti e scontenti, io dico di valutarlo con il tempo e con i numeri. In questo momento credo che l'aeroporto d'Abruzzo ha un'opportunità in più, perché comunque il collegamento con la Lombardia su Bergamo Orio al Serio rimarrà sia la mattina che la sera. Dal 16 ottobre avremo anche la possibilità nel pomeriggio. Restiamo a Pescara, il presidente dell'ATER Mario Lattanzio, accompagnato dai vertici dell'UDC, ha illustrato questa mattina a Pescara appunto i lavori fatti nelle palazzine del complesso GESCAL. Vediamo. Presidente, lei oggi ha accolto l'invito del capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli, del consigliere Fiorilli, essere presente qui dove si stanno completando questi lavori dell'ATER nelle case GESCAL. Ci sono dei chiarimenti, insomma, che i residenti chiedono, e lei oggi è venuto qui proprio per dare questi chiarimenti, per spiegare questi lavori come stanno andando avanti. Allora, innanzitutto ringrazio per la presenza. Niente, io sono venuto perché, anche per spiegare un po' agli abitanti di questo quartiere, questi sono fondi regionali e dello Stato, circa 1.370.000 euro. Stiamo facendo i lavori che riguardano
mettere in sicurezza alcune palazzine, rifacimento facciate, rifacimento balconi deteriorati, tetti, tutto questo che comporta la parte esterna. Certamente su alcune palazzine non siamo solo proprietari noi ADER, ma ci sono anche dei proprietari che le hanno riscattate, quindi in quel caso noi per fare per esempio la facciata dobbiamo avere l'avallo anche dei proprietari che devono mettere la quota, quindi se in qualche palazzina qualche proprietario non mette la quota ci infice pure la tinteggiatura da parte nostra. Questo per esempio è un problema che purtroppo non possiamo risolvere noi. Fino adesso ciò non è successo, quindi stiamo andando avanti con questi lavori e sono lavori che sono previsti dai finanziamenti, quindi noi non possiamo fare opere diverse da quello che è il finanziamento, quindi se poi c'è qualche altra opera che non è prevista dovremmo utilizzare ulteriori fondi che non sono questi, quindi quello che voglio dire a questi cittadini è che l'impegno nostro è massimo, noi su Pescara stiamo investendo molto. L'avevamo promesso ai cittadini che si sarebbe stato un secondo incontro, quello diciamo risolutivo con i vertici dell'ATER, ma Mario non lo scopriamo oggi, il presidente Lattanzio, è da sempre un mio amico, è da sempre disponibile con i cittadini e con le istituzioni, per cui lo voglio ringraziare pubblicamente insieme ai tecnici dell'ATER che questa mattina sono intervenuti, perché noi non siamo i politici da spot che usano le televisioni per fare soltanto e farsi soltanto pubblicità di carattere politico. Noi siamo i politici che invece le cose le affrontiamo e le risolviamo con chi di dovere, in questo caso con le istituzioni ATER. Si avvicina il nuovo mini switch off per le TV. Dal 20 ottobre i 15 canali inizieranno a trasmettere con la nuova codifica MPEG-4. I dettagli nel servizio. Il primo mini switch off si avvicina anche se posticipato di 5 giorni. Dal 20 ottobre infatti saranno 15 i canali che inizieranno a trasmettere solo in MPEG-4, la nuova codifica che soppianterà l'attuale MPEG-2. 9 canali Rai e 6 Mediaset. In sostanza, chi possiede televisori non HD inizierà a vedere lo schermo nero. Necessario per vedere tutto avere un televisore o un decoder in alta definizione HD, che andranno comunque risintonizzati. La scadenza arriva però con i 2 bonus TV ancora attivi, sia per TV sia per decoder. Il 20 ottobre quindi la RAI passerà a MPEG-4 i seguenti canali: RAI 4, RAI 5, RAI Movie, RAI Premium, RAI Gulp, RAI Yo-Yo, RAI Storia, RAI Sport più HD, RAI Scuola. In sostanza restano ancora in MPEG-2 RAI 1, RAI 2, RAI 3 e RAI News 24, che migreranno in nuova codifica probabilmente nei primi mesi del 2022. Anche tutti i canali di Telemolise e TV6 saranno ancora visibili in MPEG-2. Per quanto riguarda Mediaset, saranno diffusi solo in MPEG-4 dal 20 ottobre TGCOM 24, Italia 2, Boeing Plus, Radio 105, R101 TV, Virgin Radio TV. Ancora nulla di certo per altre emittenti commerciali. È comunque utile verificare se il proprio televisore sia già pronto a ricevere i canali con nuova tecnologia. Per farlo bisogna solo sintonizzarsi sui canali 100 e 200 e verificare che compaia la scritta Test HEVC Main 10. In caso non si riceva, è conveniente procurarsi a breve almeno un decoder DVB-T2 o acquistare TV compatibile. Per il satellite il 1 ottobre passerà in MPEG-4 Italia 1, Rete 4 ha già fatto. Il 1 gennaio 2022 sarà invece la volta di Canale 5, per la RAI si attende ancora. Per TVSAT comunque l'impatto dello spegnimento dell'MPEG-2 riguarda per lo più i decoder esterni. Infatti chi ha un TV con tuner SAT integrato e la cam, con tutta probabilità ha già un apparecchio compatibile con MPEG-4. Su TVSAT inoltre non è previsto un ulteriore passaggio di standard. Chi vede oggi non dovrebbe avere altri problemi per anni. Pagina dello spettacolo, tutto pronto per l'inaugurazione del rinnovato teatro Marucino di Chieti. Mentre fervono i lavori, dal punto di vista artistico è stata presentata la nuova stagione della lirica che si apre con La Traviata di Giuseppe Verdi. Vediamo.
Sarà un teatro marocchino più bello, accessibile e tecnologico, quello che la città di Chieti potrà ammirare a partire dal 7 di ottobre. Poltroncine con monitor, ascensore e posti per disabili, video wall e più in generale un restyling della struttura da 650.000 euro per garantire un nuovo futuro al teatro. Ma il futuro è sicuramente nel solco di quanto fatto in questi anni, cioè un teatro che non solo conserva il titolo di teatro di tradizione, ma che è il punto di riferimento per la lirica in Abruzzo, ma che ha un grandissimo successo con la prosa, l'abbiamo dimostrato con gli oltre 500 abbonati di questi anni. Si parte dunque con la lirica, nel solco della tradizione. Una ripartenza in presenza con La Traviata di Giuseppe Verdi, l'8 e il 10 di ottobre, con la direzione di Daniel Oren. In cartellone anche L'Elisir d'Amore di Donizetti, il 12 e 14 di novembre, e un omaggio ad Astor Piazzolla con l'opera tango Maria de Buenos Aires, il 12 di dicembre. Finalmente torniamo in presenza. Lo scorso anno è stata una grande operazione perché siamo riusciti a ristorare veramente le forze lavoro, le compagini, le maestranze che lavorano in un teatro. Certamente la mancanza del pubblico ha creato un vuoto assordante e stridente, soprattutto alla fine degli atti e dell'opera intera. Resta ancora un punto interrogativo, il limite di spettatori che potranno acquistare i biglietti. Per ora, dei 440 posti omologati, ne sono disponibili 220, ma il numero potrebbe arrivare all'80% della capienza nel caso in cui il governo dovesse dare il via libera. Piccolo aumento dei biglietti del 15% circa, ma logione che resta invariato. Chi è in possesso dei voucher potrà utilizzarli per la nuova stagione fino al 31 di dicembre. Nell'anno in cui pesantemente provati sotto il profilo psicologico oltre che fisico, riapriamo il teatro nuovo alla città, non si poteva in qualche modo stare a guardare il budget più di tanto. Lo dobbiamo guardare, lo devo guardare, non dormo la notte, però penso che sia stata una scelta giusta. Siamo alla pagina dello sport, il pareggio con la Vispesaro deve servire da monito, ma domani il Pescara affronta una Viterbese in difficoltà. Per i biancazzurri è una ghiotta opportunità per mantenere la vetta della classifica e iniziare l'imminente Tour de Force. Andrea Costantini. 7 partite in un mese, il campionato di Serie C accelera la frequenza degli impegni e il Tour de Force scoprirà ancor di più le carte sulla consistenza del Pescara e delle sue avversarie per la vittoria finale. Per una fase non decisiva ma comunque saliente della stagione, il tecnico biancazzurro Auteri non appare preoccupato dallo stop di Pompetti, oltre a quelli di Bocic e Chiarella, e dalle minori rotazioni a centrocampo. Abbiamo recuperato bene Giambò, c'è Valdifiori e c'è Sanogo, quindi non credo che ci sia un'emergenza. E poi devo dire che sia Memusciai che Rizzo stanno bene dal punto di vista fisico, quindi no, non ci sono problematiche particolari. Certo che da domani si comincia a giocare 3 partite in 7 giorni che sono molto importanti, probabilmente ci sarà necessità di ruotare qualcosina, ma per adesso pensiamo soltanto alla partita di domani, che è quella più immediata. Sta bene in grosso dopo il problema alla spalla riportato domenica scorsa. Auteri dovrebbe confermarlo, altrimenti toccherà il match winner col Montevarchi, Frascatore. In mezzo si riparte dalla coppia Memusciai-Rizzo, in avanti è recuperato Clemenza, ma Galano è in chiaro vantaggio. Il Robin delle Puglie e Dursi saranno ai fianchi del centravanti, ruolo per il quale sono in rialzo le quotazioni di De Marchi, che deve però guardarsi da Rauti e Ferrari. L'organico della Viterbese non è un organico che voglio dire merita questa classifica, ha un contenuto totalmente diverso come livello. Ha fatto anche delle buone gare in questo inizio di campionato la Viterbese e probabilmente ha raccolto anche meno, questo noi lo sappiamo. Abbiamo analizzato le loro partite e non avremo, di certo, ma nessuno se lo può poi permettere, un atteggiamento come, cioè superficiale oppure dovuto, oppure, ma non esiste proprio, le partite si giocano in campo e si vincono in campo. Noi abbiamo un'idea di gioco e chiaramente poi la adeguiamo a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario e che possiamo cambiare ogni volta, cambiamo non atteggiamento, il nostro filo conduttore è sempre quello, quindi cercheremo di mettere la partita sui binari dell'intensità, della velocità,
della pressione e del gioco veloce. Bisogna gestire bene le transizioni negative. Ultima in classifica e reduce da tre stop di fila, la Viterbese è in difficoltà e la panchina di Dal Canto vacilla nonostante la fiducia rinnovata da parte della società. Rientra il difensore Martinelli e quasi certamente sarà confermata la difesa coi tre centrali utilizzata da due partite con il fratello d'arte D'Ambrosio, l'olandese Van der Velden e Martinelli. In attacco possibile la soluzione del trequartista con due punte anziché il tridente e quindi Enrico alle spalle di due tra Volpicelli, Capanni e Murillo. Noi oggi abbiamo bisogno di tentare di andare a fare un risultato positivo con tutte le forze che ci abbiamo, quindi siamo concentrati principalmente su questo. È una partita da... Io così su due piedi ti direi da grandi nel senso da giocatori comunque con una certa esperienza, perché andiamo a affrontare una squadra forte che tanti giovani non ne annovera, quindi è giusto che anche i vecchi nostri tra virgolette si prendano le proprie responsabilità. Domani per il Teramo secondo impegno interno consecutivo al Bonolis arriva una Imolese che ha iniziato bene la stagione. Tra i biancorossi out Mungo, Trasciani, Chiere, Mateng e Kappa. Spazio dal primo minuto per Rossetti. Torna Rillo, mentre il tecnico Guidi vuole una prestazione importante con l'aggiunta di saper reagire ai momenti di difficoltà, cosa non avvenuta domenica scorsa nella sconfitta contro la Vispesaro. Nell'Imolese esordirà il nuovo portiere Malgrati, assenti Vona, Torrasi, Santopadre, Stanco e Sal. Vediamo. Tanta rabbia, ma questa è una cicatrice che fa fatica a rimarginarsi. Io poi digerisco male, perché preferisco sempre, quando sono battuto, perché gli avversari lo meritassero sul campo, e in relazione a quello che avevamo visto, specialmente dopo aver visto un primo tempo del genere, era impensabile uscire con un risultato negativo. Ci deve far male per spingerci a far qualcosa in più tutti noi, e soprattutto ci deve aver insegnato che quando prendi uno schiaffo del tutto inaspettato devi saper reagire, devi continuare su quelle che sono le nostre certezze e continuare a fare quello che nel primo tempo ci aveva permesso di creare tantissimo. L'Imolese è una squadra estremamente fastidiosa, conosco tantissimi calciatori per averla allenato, conosco e nutro grande stima dell'allenatore, conosco il direttore sportivo, io so che sarà una partita difficilissima, è una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra che gioca bene, una squadra che sa fare la prima costruzione, ha giocatori estremamente tecnici, è una squadra che sa mettere pressione in ogni zona di campo, quindi è una partita che secondo me può venire fuori molto bella, perché sono due squadre estremamente propositive. Poi è chiaro che quando una squadra vince a Viterbo, pareggia col Cesena, pareggia col Siena, è chiaro che all'interno della rosa hanno dei valori, sennò questi risultati non li fai. Noi l'anno scorso a Caserta vincemmo la prima partita alla settima giornata del campionato. Io so per certo che quando una squadra cambia metodologia, cambia modo di pensare, cambia modo di giocare, ci possono essere questi tipi di inciampi. Non siamo 11 calciatori che pensano con la stessa idea in maniera immediata, e quindi si possono creare questi tipi di situazioni, ma a me assolutamente non mi preoccupa affatto. Ho già detto che tutto ciò che abbiamo visto, tutto ciò che abbiamo analizzato e studiato ci fa capire che la direzione intrapresa è estremamente positiva. E oggi i due punti stanno a significare poco rispetto a quello che è l'attuale valore della squadra e del loro allenatore, per cui è una partita da prendere con le molle, perché ripeto, ci sono grandissime individualità, come c'è una grande organizzazione anche di gioco, per cui bisogna fare molta attenzione. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci scelto e per la vostra attenzione. Un buon proseguimento con i programmi di TV6.